Anche perché dopo l'emergenza noi abbiamo bisogno di ridare una prospettiva a questo paese. Dopo i sacrifici e l'emergenza ci deve essere la crescita, il lavoro, la giustizia sociale. Bisogna porre rimedio alle diseguaglianze drammatiche che sono cresciute nel corso di questi anni. Occorre un'Italia attiva in Europa per cambiare direzione di marcia dell'Unione Europea, perché certo da sola l'Italia forse non ce la fa, ma se c'è una svolta progressista in Europa, io credo che possiamo uscire dalla logica di una politica solo di austerità, di sacrifici, di tagli e rimettere in movimento il nostro continente. Per questo vedete, a primavera c'è un voto molto importante, ma forse il voto francese avrà sulle prospettive dell'Italia un peso almeno uguale a quello che avranno le elezioni amministrative, perché se in Francia vince la sinistra si rompe l'uniformità di questa Europa dominata da una destra populista, conservatrice, incapace di governare, egoista. Basta pensare all'egoismo della Germania della signora Merkel, che grazie all'euro ha enormemente rafforzato la sua potenza economica, perché tutti noi compriamo le Audi, le Mercedes, perché l'euro rende conveniente comprarle. Se fossero in marchia noi con le lire sarebbe molto più difficile. Quindi l'euro ha fatto la fortuna dell'economia tedesca ed è giusto che la Germania paghi un po' per difendere questa moneta sostenendo i paesi più deboli. E quello che invece è stato fatto nei confronti della Grecia è stata una vergogna dal punto di vista della mancanza di solidarietà e del disprezzo verso i valori dell'Europa. Allora questa Europa deve cambiare strada. Noi ci sentiamo parte di un grande progetto progressista che, ripeto, se vince in Francia apre una prospettiva nuova per il continente, perché la sinistra ha ricominciato a vincere le elezioni. Però certo la Slovacchia, la Slovenia non sono la stessa cosa della Francia, e nei prossimi 18 mesi Francia, Italia, Germania votano, sono chiamati al voto 200 milioni di cittadini su 330 milioni di cittadini dell'area dell'euro, cioè dei paesi fondamentali dell'Europa. E da qui può venire una spinta ad un grande cambiamento, non solo per il nostro paese ma per il continente. Allora io lo capisco, voi siete giustamente appassionati al futuro dei nostri comuni, però oggi un sindaco nella esperienza quotidiana, ne parlavamo prima passeggiando per questa bellissima città, in realtà questa Europa, che sembrano discorsi lontani, hanno a che fare con la vita quotidiana di un sindaco, perché il patto di stabilità, per esempio, gli impedisce di utilizzare le risorse magari disponibili per fare quelle opere fondamentali utili per la collettività, perché la condizione di un piccolo comune è legata ad un progetto comune, ad una visione. E ripeto, di sola austerità si muore, perché alla fine se non riprende la crescita sarà problematico anche pagare i debiti. Quindi questa prospettiva è, io credo, quella dentro la quale noi dobbiamo vedere anche la sfida di primavera, ed è la ragione per cui davvero non serve a nulla disperdere il voto, disperderlo per i mille rivoli delle proteste. Io capisco benissimo, questa è un'area che ha vissuto drammaticamente, tra Civitavecchia, Montalto, il tema dell'impatto di uno sviluppo distorto sull'ambiente, sulla salute dei cittadini. Questo. E io capisco come una questione di questo tipo possa giocare anche nella formazione degli orientamenti politici. Noi siamo stati storicamente una forza che si è battuta prima per evitare che il nostro paese ricorresse all'energia nucleare, e questo naturalmente ha fermato una certa prospettiva, ha aperto dei problemi di riconversione, di riorganizzazione, e che in questi anni ha cercato sempre di conciliare le ragioni della difesa dell'ambiente con le ragioni dello sviluppo economico, che naturalmente poi
diciamo, noi viviamo in un'epoca in cui il rischio che queste ragioni entrino in conflitto tra di loro. Guardate, io sono deputato della Puglia, negli ultimi mesi per esempio Taranto ha vissuto una situazione drammatica. Noi abbiamo una grande parte della città, per ragioni anche comprensibili, che si batte per la chiusura del più grande stabilimento siderurgico italiano, e abbiamo gli operai in piazza per difendere il loro posto di lavoro. Questa è la realtà, non è una cosa che ci siamo inventati. È il rischio di uno scontro tra organizzazioni giovanili, i movimenti ambientalisti e i lavoratori. Allora, noi abbiamo cercato, e anche qui concretamente, di conciliare le ragioni della difesa dell'ambiente, della riduzione dell'impatto ambientale di grandi impianti energetici, con le ragioni del lavoro, dello sviluppo, del turismo, della valorizzazione delle risorse naturali. Ma ripeto, questioni così complesse non si affrontano attraverso la demagogia, si affrontano attraverso una capacità di governo. Ed è soltanto grandi forze politiche che abbiano una cultura di governo possono affrontare queste questioni complesse. Attraverso l'azione di gruppi possono sollevare il problema, diciamo, difficilmente sono in grado di governare. Soprattutto quando poi ci si misura con grandi realtà industriali come l'Enel, eccetera, figuriamoci in qualche gruppo locale, diciamo, in grado di affrontare questioni di questo tipo. Solo grandi forze politiche che abbiano una visione nazionale, che abbiano un ruolo nazionale, che abbiano una cultura di governo, sono in grado di affrontare i nodi che in varie parti si presentano, diciamo, in questo rapporto complesso, contraddittorio tra sviluppo e ambiente, in cui le ragioni della tutela della salute e del territorio devono andare di pari passo con le ragioni del lavoro, dello sviluppo, della crescita e della possibilità di offrire ai cittadini un'opportunità. E io credo che qui questo è stato lo sforzo che abbiamo compiuto in questi anni, anche con dei risultati importanti, concreti, di cui possiamo rivendicare il merito come forze politiche del centro-sinistra e come amministratori che sono stati protagonisti di queste spesso difficili scelte ed esperienze, anche perché in parte queste scelte erano compiute, quindi semmai il problema era quello di trarne un vantaggio per il territorio, anche ai fini di ridurre l'impatto ambientale e comunque di dare un vantaggio ai cittadini. Io credo che le persone ragionevoli possano misurare questi risultati, e che quindi si possa lavorare per evitare la dispersione, per concentrare la forza. Naturalmente ho dato svolta a turnoni, la Tarpina c'è il doppio turno, ma insomma, se c'è un certo sforzo da parte di tutti si risparmia denaro, tutti dicono che la politica costa troppo, si può evitare il secondo turno, un risparmio concreto, serio, vero, verificabile. Un modo di rimettere subito a lavorare quelli che devono lavorare. Poi, passato il momento delle discussioni, eccetera, c'è la fatica quotidiana dell'amministrare e del gestire la cosa pubblica. Quindi questo è il mio grande impegno ad una mobilitazione. Ricostruiamola, lo so, è un momento in cui la politica non gode di un grande prestigio, qualche autorevole commentatore scrive viva la dittatura dei tecnici, sciogliamo i partiti, ma io sarei molto cauto. Paesi che sono stati governati dopo aver sciolto i partiti, ce ne sono stati, normalmente sono i militari, dopo che si sciolgono i partiti, normalmente nell'esperienza, diciamo, che è stata compiuta sin qui nel mondo, sono i militari ad assumere il potere. Oppure qualche signore che, avendo molti soldi, ha del tempo libero. Ma noi in fondo questa esperienza l'abbiamo già fatta. Che voglio dire? Abbiamo
abbiamo già goduto di questo privilegio, diciamo, di avere avuto una grande crisi dei partiti che alla fine si risolse con il fatto che arrivò un signore che era tanto bravo a fare le cose lui, lasciate fare a me, che pensi mia, eccetera. Adesso stiamo pagando il conto di questo. Quindi non credo che sinceramente sia tempo di nuove avventure. Rinnoviamola certamente attraverso le leggi, attraverso, per esempio, io credo che è urgente introdurre un controllo sull'uso delle risorse pubbliche che ricevono i partiti, sia la Corte dei Conti a controllare come normalmente si controlla la spesa pubblica. Noi abbiamo avuto un controllore straordinario qui alla mia destra, lo Sposetti, quindi per questo. Democratico ha per esempio deciso autonomamente di fare certificare i suoi bilanci, ma io penso che tutti dovrebbero sottoporre, cioè se un partito riceve denaro pubblico deve dare una motivata, precisa spiegazione di come lo spende, in modo che se uno dice il denaro pubblico l'ho usato per farmi la casa o per pagare le spesette altrota, si dice no, guarda, non si può fare. Quindi ci vuole un controllo preventivo prima che arrivino i magistrati, ci deve essere la Corte dei Conti, anche quella è una magistratura che controlla. È tempo di introdurre una forma di controllo e di trasparenza. Noi abbiamo avuto una vicenda molto sgradevole, naturalmente, che non riguarda il nostro partito, per questo deve essere chiaro, riguarda, diciamo, il fatto che nella nascita del Partito Democratico fu deciso di non... Il Partito Democratico nasce come una realtà nuova. Noi quando fondammo il PDS, scusatevi questa digressione, decidemmo che il PDS era a tutti gli effetti l'erede legale del PC. Fu una decisione seria e impegnativa, perché essere l'erede legale del PC voleva anche dire essere l'erede di una montagna di debiti. E noi ce la mettemmo su tutto: la storia, il patrimonio, i debiti, l'archivio, tutto. Fu una scelta saggia. E poi la storia ci ha dimostrato quanto saggia è stata quella scelta. Noi non decidemmo che era un nuovo inizio. Sì, nasceva qualcosa di nuovo, ma si portava sulle spalle la sua storia. Come in fondo voi qui siete un uomo, come fece il pio Enea, che quando abbandonò la città in fiamme si mise sulle spalle il padre, prese per mano il figlioletto, si portò anche i pilari, cioè i simboli, gli dei della casa, tutto, e noi ci siamo portati tutto. Quando è nato il Partito Democratico si decise invece che il Partito Democratico si separava dalle amministrazioni precedenti, quindi è rimasto, diciamo, una... Noi abbiamo creato una fondazione, abbiamo fatto una certa operazione, diciamo, politica, finanziaria, organizzativa, di cui è stato il protagonista Ugo Sposetti. I nostri amici della Margherita hanno invece, secondo me, commettendo l'imprudenza, lasciato un'amministrazione fiduciaria nelle mani di un tesoriere, il quale pare che abbia fatto un uso non sempre corretto di questi fondi. Il che è un fatto doloroso, ma ripeto, e questo bisogna essere chiaro, la magistratura vedrà le responsabilità, ma in tutta questa vicenda il Partito Democratico in quanto tale non c'è nulla, perché l'amministrazione del Partito Democratico non ha avuto nulla a che fare con le attività di Lusi, e fin dall'inizio il Partito Democratico decise che i conti e i bilanci del Partito Democratico erano sottoposti al controllo di una società di certificazione terza, per cui, questo lo dico per chiarezza, quella vicenda è una vicenda sicuramente sgradevole, ma che tocca una responsabilità personale, perché giustamente il Partito Democratico ha adottato delle misure per rendere i suoi bilanci controllabili, controllati e trasparenti. Quindi
riformiamo, io sono per entrare con determinazione in questo campo, introduciamo una forma di controllo, facciamo una legge sui partiti che sottoponga i partiti. I partiti devono rispondere a determinati criteri, devono essere organismi democratici, non chiusi, devono avere degli iscritti, devono essere sottoposti a dei criteri verificabili se devono svolgere un ruolo pubblico. Cambiamo la legge elettorale, facciamo le riforme che restituiscano credibilità alla politica e ai partiti, correggendo gli abusi che si sono manifestati, ma non coltiviamo l'illusione che possa esserci una democrazia senza i partiti, perché non c'è, c'è mai stata, e se una cosa non c'è mai stata è difficile, diciamo, che ce la inventiamo noi. E ripeto, noi abbiamo già sperimentato gli effetti che la crisi dei partiti può avere sul sistema politico italiano in diversi momenti della storia nazionale. Abbiamo sperimentato e non è mai stato buono l'effetto di questo tipo di trasformazione del sistema politico. Ma soprattutto, secondo me, il modo migliore di riformare la politica, e concludo, è che la facciano i cittadini, che i cittadini se ne appropriano attraverso le forme della partecipazione, del protagonismo. In fondo questa è la risposta migliore. I grandi partiti sono una delle ragioni delle difficoltà di oggi, è proprio il venire meno di grandi partiti, perché il venire meno di grandi partiti anche ha interrotto quel processo di formazione della classe dirigente, di educazione, che è stata la forza della politica, e ha fatto sì che molto spesso si affacciano alla politica spesso persone che cercano nella politica il successo personale, l'affermazione, quando non addirittura l'arricchimento personale, perché in qualche modo si è attenuato un sistema di motivazione, una formazione della classe dirigente che era la forza della democrazia. Per cui ricostruire un grande partito è un modo di rispondere alla crisi della politica. Altro che via i partiti, no, ci dovrebbero tornare ad essere, perché il decadimento della politica è iniziato negli anni Ottanta con la crisi dei partiti. Fino a quando i partiti sono state delle grandi realtà che formavano classe dirigente, che la educavano, che esercitavano un controllo. Sono cresciuto in un partito dove controllavano pure se leggevi i libri o non leggevi i libri, quindi l'uso dei fondi, diciamo. Dove c'era, come dire, un costume, una forma di una severità nei confronti delle persone che si dedicavano all'impegno politico, una selezione. Si arrivava in Parlamento dopo aver fatto lunghe e complesse trafile, diciamo, ecco. Quindi questo, ora forse così non è pensabile che si ritorni a questo, ma noi abbiamo certamente bisogno di ridare serietà alla politica, e quindi di ricostruirla dal basso, non di demolirla per lasciare spazio a qualche demagogo, a qualche imbroglione che poi fa la fine a cui stiamo assistendo nel corso di questi giorni.